Ciao ragazzi, siamo 15 ottobre 2016, scusate il rumore, ma ci sono i muratori che fanno il loro lavoro. Articolo sull'Irlanda e su come Brexit influirà, o si presume influirà, su questo simpatico e verde paese. Ho trovato appunto un articolo su una rivista di investimenti che parla di dal punto di vista immobiliare, di come l'Irlanda si comporta e si comporterà, ovviamente con tutte le ripercussioni economiche e politiche ad essa legate. È interessante vedere come, prima di tutto, vi è un'analisi del trend migratorio europeo, che ci spiega come i flussi migratori oggigiorno, negli ultimi tempi, sono sempre più chiari, nel senso che si va dal sud europeo, sud-est, verso il nord-ovest, quindi paesi del nord, paesi ricchi di lavoro e soldi economicamente. Non è una vita. Si va a Londra, si andava a Londra, si andava in Irlanda, si andava in Scandinavia perché stanno bene questi paesi. Col passare degli anni, visto che ci sarà anche l'aumento globale delle temperature, si vorrà sempre più scappare dai paesi del sud, le cui economie non ci si aspetta che miglioreranno, e quindi andare confermare questo trend, andare verso il nord-ovest, quindi Inghilterra, Irlanda, Scandinavia, Islanda, se vogliamo considerarla nello schema europeo. Ora, sempre dal punto di vista per confermare questa teoria, infatti si va a vedere come negli ultimi, dal 2012 al 2016, c'è una classifica dei migliori e peggiori 5 dal punto di vista immobiliare, come quali sono i peggiori paesi. I peggiori 5 sono stati Ucraina meno 23%, questo è il valore, e come vediamo com'è che la descrive. Migliori 5, uno snapshot del property price movement. Ok, quindi Ucraina meno 23%, Italia meno 13%, Croazia meno 9%, Spagna meno 7%, Francia meno 6%. Tutti questi paesi hanno fatto male dal punto di vista immobiliare. Invece i migliori 5 sono Irlanda più 34%, 34%, però dice non è difficile, visto che nel 2009 hanno avuto una mega crisi che li ha portati a dimezzare i prezzi della maggior parte delle loro proprietà, però vuol dire che hanno recuperato e stanno recuperando. Più 34%, Svezia più 32%, Islanda, più 31%, Inghilterra più 30%, Germania più 20%. Quindi conferma. Questi dati confermano come il trend migratorio sarà dai paesi poveri, quelli che hanno fatto male, verso i paesi ricchi, quelli che stanno facendo bene. Ora parliamo dell'Irlanda, Brexit e tutto quello che ne comporta. Secondo l'Istituto Centrale di Statistica Irlandese, a agosto del 23 agosto del 2016, per la prima volta l'immigrazione in questo paese, nell'Irlanda, è diventata positiva, nel senso che fino a prima era sempre un flusso negativo, specialmente dal 2009 che c'è stata la crisi, tutti gli irlandesi erano i primi ad andarsene, andare in Inghilterra, andare nel Regno Unito, andare altrove a cercare lavoro, perché in Irlanda c'era poco pane per i loro denti. Finalmente adesso ad agosto il numero è diventato positivo, quindi c'è più gente che entra rispetto a quella che esce. E la cosa inquietante è come la popolazione di Dublino, Greater Dublin, è di 1,9 milioni ed è stato predetto che nel 2031 questa salirà a 2,3, quindi più 400.000 persone nei prossimi 15 anni. Se qualcuno di voi fatica a trovare una camera d'affitto, un alloggio a Dublino oggi, voglio vedere come farete nei prossimi anni, visto che ci sarà una quantità di gente esagerata.
Vabbè, però tutti segni di un'economia che cresce, che attira investimenti, attira personale, attira e crea lavoro. Quindi thumbs up per l'Irlanda. Quindi popolazione che cresce, ma settore delle costruzioni che non cresce, non segue, non sta al passo. Come sappiamo già dal mercato inglese, se tu non costruisci abbastanza, ovviamente i prezzi delle case salgono perché tutti vogliono una casa, c'è la richiesta, domanda maggiore dell'offerta, bla bla bla. Quindi non stupiamoci se il prezzo delle case continuerà a salire, gli affitti anche, e i costruttori non staranno al passo con la richiesta di nuove case. Ok. Infatti, a confermare questo, l'articolo ci dice che gli affitti mensili nell'ultimo anno sono saliti del 10% rispetto all'anno scorso. E un report su Daft.ai ci dice che quest'anno, metti che l'anno scorso c'erano 3.600 case da affittare sul loro portale, quest'anno ce ne sono 1.000 in meno. Quindi vuol dire che ci sono meno case disponibili da affittare, quelle che ci sono costeranno di più. Vabbè, ma infatti poi si dice che il costo dell'affitto di una camera sta salendo. Chi di voi vive in Irlanda mi dirà se è vero, perché dice Dublin City Center in media 588 euro per camera, più 15%. Scusa, 588 slash 682, quindi c'è un aumento del 15%. South Dublin City, un aumento del 9%, 498 a 631. Cork City, 344 433, un aumento dell'8%. Inoltre, l'altro problema che ci dicono che tutti i college sono nei city center, quindi c'è una mancanza di case e di camere offerte anche agli studenti, che sono gran parte della popolazione di queste città, in particolare di Dublino, immagino. Le proprietà più richieste sono le two bed terrace house, che stanno salendo di prezzo più di tutte le altre. Vediamo. L'affitto medio ha raggiunto i 1.037 euro al mese in Irlanda, in media, quindi siamo dei massimi. E quindi abbiamo detto che gli affitti salgono, le case di proprietà sale, e andiamo a capire una delle cause è che il sistema mutui irlandese, e non lo sapevo, ma l'avevo sentito ma non avevo letto i numeri, non aiuta, perché ci sono delle regole che alcuni di voi sapranno meglio di me. Da quello che leggo, un first time buyer, quindi uno che compra la casa per la prima volta, la sua prima casa, deve mettere giù 10% di deposit sulle proprietà che valgono meno di 220.000 sterline, euro. Invece, se valgono di più, deve mettere giù il 20%. Quindi, una famiglia che vuole comprare una casa da 400.000 euro deve sganciare 80.000 euro in anticipo di cash come deposito. Ovviamente, questo blocca la maggior parte degli acquisti e impedisce a chi vuole comprare di farlo, perché richiede una grande quantità di deposito, di liquidità. Senza contare poi questa assurdità che ho appena letto del 3,5% Times Household Income. Praticamente la banca ti presta solo fino a 3 volte e mezzo il tuo stipendio. Quindi, per esempio, se tu guadagni 50.000 euro, loro ti prestano 3,5 per 50, 5, 15, 175.000. Non è che sia. Cioè, cosa ci compri a Dublino? O in Irlanda in generale, quando il prezzo medio di una property nel City Center è 253.000, nella North City è 286. Nella South è 346, a Cork è 234, così anche 50.000 non è che sia uno stipendio di merda. Vabbè, questo
Questo spiega perché c'è difficoltà nell'acquistare immobili. Infatti ci sono diverse associazioni di broker così che stanno cercando di smuovere questo limite del 10%, 20% di deposito e portarlo a 300.000, quindi se fosse 300.000 magari metti giù solo 30.000 euro e il resto 270 li presta la banca. Quindi questo è un problema. A quanto pare avere un mutuo in Irlanda non è facile. Questa è una brutta notizia, la bella notizia è che quindi quando l'Inghilterra uscirà dal EU, chi sarà l'unico paese dove si parla inglese e si usano gli euro? L'Irlanda. Infatti moltissime banche, moltissime aziende vorranno spostarsi lì e si parla di, qua dicono che gli Irish Official hanno annunciato alla fine di agosto che hanno avuto più di 35 domande. Inquiries da London-based financial groups che vogliono espandersi o aprire degli uffici in Irlanda. Che dire? L'Irlanda promette bene, potrebbe essere la nuova Inghilterra. Vedremo cosa succederà all'Inghilterra. Quando decideranno che non sarà più una meta da parte degli europei, beh, l'Irlanda automaticamente diventerà l'opzione B. Quindi, Dublino, Irlanda, thumbs up, io ci sono stato diversi mesi per lavoro, mi è piaciuta, non è male, completamente diversa da Londra, è molto più piccola, non ha metro, molto più a misura d'uomo, non mi è piaciuto il clima, pioveva troppo, veramente il clima era molto peggio di Londra e cazzo ce ne vuole per dirlo. Però io ci punterei, ci scommetto sull'Irlanda. E voi cosa ne pensate? Salutiamo e buon weekend. Ciao ciao.